bentornati signori, qui è il vostro Mr. Frubis che vi parla. Siamo qui con un nuovo unboxing. Che cosa vi porto? Vi porto il joypad per PS4, PS4 Pro e PS4 Slim delle Elite. Questo è della marca Sades, lo fanno anche della Emio. Questa è la confezione che vi arriva, a me è arrivata come vedete un po' danneggiata, è un joypad che costa 145 euro, io l'ho trovato su un sito che era in offerta a 45 euro e l'ho comprato subito. Vediamo che cosa c'è, questa è la sua bella confezione, all'interno troviamo un attrezzo da porre sul pad per farlo diventare da croce a rotondo per tipo giochi tipo Street Fighter e picchiaduro, e quattro levette che andranno, sono poste dietro come negli scuff, andranno a ripetere il tasto X, quadrato, cerchio e triangolo. All'interno della confezione che cosa troviamo? Troviamo un manuale che qua è arrivato a me, come vedete, brutto, abbastanza sporco, non so perché, secondo me la scatola è stata bagnata perché come vedete il cartone si è arricciato, o comunque vedete, o comunque ha preso dell'umidità. E troviamo questo manualetto, un cavo placcato, micro USB, USB di quelli che non si attorcigliano, io non l'ho neanche aperto, faccio questa recensione, scusate, l'ho già usato e devo dire che va abbastanza bene. E allora vediamo che cosa troviamo dentro. Prepariamo, togliamo questa pellicola e quello che c'è dentro. Io premetto che, ragazzi, l'ho già aperto, quindi ve l'ho rimesso dentro per farvi vedere cosa trovate. Troviamo il joypad, ok, troviamo il joypad. Questo è come fatto, abbiamo analogico sinistro destro, classica croce, il tasto per le opzioni, il tasto share, R2, L2, R1 e L1. Come vedete gli analogici che vi danno insieme sono questi due thumbstick, ok, che sono magnetici, vanno apposti qua e vi assicuro che danno un bel grip, hanno una buona risposta, anche se non so se è stata una mia impressione o causa degli ultimi aggiornamenti di Blackout, ogni tanto ho l'impressione che smira, o comunque se tenete sul R3 tipo un'andatura normale per voltare lo sguardo, a volte ho l'impressione che accelera. Ma se qualcun altro di voi ha lo stesso joypad e ha riscontrato lo stesso problema o lo stesso dubbio, lo scriva qui sotto nei commenti, ne possiamo parlare tranquillamente. Che cosa troviamo poi? Troviamo anche questa chiavetta adattatore wireless che basta inserire in una porta USB della PlayStation e funziona tutto subito, immediatamente. Non c'è bisogno di fare accoppiamenti strani, Bluetooth, lo piantate e funziona, almeno nel mio caso funziona così. Ok, che cosa troviamo? Troviamo poi inoltre questa che vi dicevo prima, serve più che tutto per i giochi picchiaduro, che anche questa è magnetica, viene apposta qua sopra, o meglio, scusatemi, viene tolta la croce in questo modo, viene tolta questa croce qua e viene apposta il pad col cerchio, ok, il pad rotondo. Questo è più comodo se dovete fare proprio nei picchiaduro le combo, tipo il classico due volte freccia a sinistra, una indietro, è molto più comodo. Nell'utilizzo su FPS a me è risultato un po' più scomodo per il semplice fatto che qui andate anche a prendere la diagonale. Chi ha un dito, magari mani grosse come le mie, vi può risultare scomodo perché non fa quello che volete, ok? Cioè, se gli do la diagonale invece devo schiacciare il su, mi è scomodo. Poi rimettiamo la sua croce sul pad come mamma Sades l'ha fatta. Sempre qua, che cosa troviamo? Qua dietro troviamo ancora
oltre le vette che andiamo a vedere adesso, ci sono questi due trigger, ok, 1 e 2. Questi qua vi permettono di diminuire la corsa di L2 ed R2, quindi dover premere meno il grilletto sia per mirare che per sparare in caso di Battlefield, Rainbow Six, Call of Duty e via discorrendo. Ok, vediamo proprio la differenza. Se li lasciamo in posizione chiusa verso l'interno, andremo a vedere che il nostro R2, vedete, arriva fino al fondo. Quando io vado a spostare la levetta, vedrete come, vedete, così sono già al fondo, quindi si riduce di un bel po'. L'unica, e questo vale anche per l'L2, vedete, così vado fino al fondo e così lui arriva solo fino qui. Ma sul mio joypad, infatti io ho chiesto il rimborso per questa cosa, perché adesso, per adesso funziona, ma non so se in un futuro potrebbe darmi dei problemi. Ho chiesto il rimborso perché, se vedete, il mio tasto L2, la fattura, come esempio, se qua andiamo a vedere, non è che siano proprio perfetti e precisi, premesso che l'ho acquistato su un sito che conoscete tutti benissimo, non dico qual è, ma sapete benissimo di quale sito sto parlando, dove si compra roba a basso prezzo che ti arriva dopo, quando ti sei dimenticato di averla comprata. E voi direte: ma un joypad così costoso su quel sito? Non lo so perché. Fatto sta che a me è passata davanti l'offerta, ho cliccato compra e l'ho preso, e dopo un mese e mezzo è arrivato. Dopodiché, altri amici mi hanno chiesto di comprarlo anche loro o di comprarlo io, e il link è sparito, cioè non si trova più. Tu digiti sul sito il nome, niente, è sparito dalla circolazione. Comunque, tornando al discorso di prima, vi dico perché ho chiesto il rimborso. Ho chiesto il rimborso perché innanzitutto la confezione è arrivata palesemente danneggiata. Non so se dalle dogane, da chi l'ha controllato, da chi l'ha aperto, o se ha fatto il bagno da qualche parte. Quindi, tolto quel discorso lì, che a me piace tenere le scatole, questa fa proprio cacare, perché se io dovessi rivenderlo, fa schifo. L'L2, come vedete, ha, io vi faccio vedere e sentire, sentite, come se qualcosa non fosse montato giusto. Ho detto che funziona, non è che non funziona, però questo click click che si sente, che invece R1 non fa, il silenzioso, mi dà fastidio. Sentite? Ok, arrivati a questo punto, cercherò di non dilungarmi molto. L'ergonomicità del joypad in sé è abbastanza buona, è abbastanza buona. Io mi trovo bene, ci gioco. Quali sono le peculiarità di questo joypad? Le peculiarità ovviamente sono quelle che andremo a vedere adesso, che sono le caratteristiche che lo distinguono un po', che lo distinguono, che lo mettono alla stregua degli altri vari Razer, Ryu, Nacon, Scuf, adesso arriverà l'Astro C40, ho letto, a un prezzo esorbitante. Comunque, io per quello che l'ho pagato mi ritengo ancora abbastanza soddisfatto, perché se avessi pagato a prezzo pieno questo joypad dell'Elite a 145 € e mi fosse arrivato così, ragazzi, permettetemi, ma mi girava quanto cazzo. Era proprio da bestemmia. Così, essendo che l'ho pagato poco inizialmente, loro, avendo chiesto il reso per questo problema, me l'hanno accordato, quindi praticamente mi hanno lasciato il joypad e mi hanno rimborsato l'intera cifra spesa, quindi a me è costato zero questo joypad. Andiamo a vedere che cosa troviamo. Troviamo le levette da montare dietro. Ok, allora, adesso mettiamo le levette. Le levette sono magnetiche e si incastrano, hanno un incastro fatto apposta che vi permette che non vi scappino. Ok, se ne mette una di qua, un'altra di qua, sempre così, e
Poi si mette questa. Come vedete, le levette sono ergonomiche, quindi a parte che è difficile sbagliare a montarle, però sono comode, molto comode. Ok, questo è il nostro joypad. E che cosa andremo a vedere? Allora, i tasti corrispondono praticamente al come si dice? Al cerchio, quadrato, X e triangolo, ok? Innanzitutto vi permette di fare dei jump shot, perché? Perché non dovete mai togliere il dito dall'analogico di destra per premere il quadrato, la X per fare la scivolata, o il cerchio per abbassarsi, o il triangolo per cancellare. Qual è la nota positiva? Ecco, diciamo così. La nota positiva che ho notato giocando in Blackout è che quando io cammino mi permette di saltellare, infatti se vedete stile Fortnite tutti saltellano per non farsi prendere, ti permette di saltellare camminando, ok? Poi la mira, i discorsi di mira per avere i quadrilletti con una corsa un po' più corta è relativo, perché diciamo che lì dipende un po' da voi, gioco tanto su quel gioco di forza, ci fa gran parte la connessione. Poi se siete dei mostri, siete dei mostri sia con connessione che senza connessione, ma vi assicuro che la connessione ci fa tanto. E vi permette, soprattutto avendo anche il quadrato e il triangolo, una cosa che vi permette di fare mentre state per dire guidando il quad, vi permette velocemente di continuare a guidare, cambiare di posto sul quad e poter sparare al nemico dietro. Soltanto facendo così, avete capito? Quindi voi girate lo sguardo, in realtà state già mirando prima che lui si sia girato sul posto del passeggero, quando utilizzate il quad. Detto questo, note negative per adesso, proprio negative da dire è una cinesata, no, non ne ho trovate. Il tempo della batteria è buono, io non ricordo ancora ad oggi di averlo rimesso a caricare, dura veramente abbastanza e io l'ho usato. Bisogna farci esempio un po' la mano. Io per dire, la levetta del quadrato e del triangolo, queste due le ho praticamente rimosse. Perché? Perché molte volte involontariamente, mentre giochi, essendo che io ho anche le mani un po' grosse, vedete dove va a chiudere la mia mano, involontariamente magari cambiavo l'arma. Parlo sempre di Blackout o Call of Duty in generale, o gli spara tutto, dove di norma il triangolo cambia l'arma, e io l'ho tolto, quindi non ho più il quadrato e il triangolo assistito qua dietro. Però vi devo dire che quando lo usi, se si prende un po' la mano, è veramente comodo. Oltre al fatto di poter usufruire di quella manovra sul quad o sulle macchine o sui mezzi in generale, quando state entrando per lottare dentro una casa, voi correte all'infinito, cioè correte e basta che schiacciate, lui raccoglie gli oggetti da soli senza che voi dobbiate sempre togliere il pollice dalla visuale. Ragazzi, vi garantisco che è veramente veramente tanto, ci cambia veramente tanto sulla vostra partita non dover togliere sempre il pollice da questo analogico qua, perché è veramente questione di, a volte, di millisecondi, il girarsi o non aver mirato un nemico e morire killato. Poi entrate in casa e trovate il camperone di turno lì che sta aspettando come le galline fa le uova, e voi magari dopo una mega partita con 10 kill all'attivo in una partita e poca gente nel punto più sperduto della mappa, ecco, lì c'è il camperone barricato di mesh che vi bombarda, e quando voi entrate praticamente avete finito di giocare e lì sale veramente la bestemmia. Ragazzi, detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, perché porterò anche l'unboxing delle Turtle Beach 700.
sono state comprate in sostituzione delle Asus Strix che trovate qua sotto anche nei miei video recensite. Non tanto per la qualità, ma perché hanno l'entrata audio ottica, quindi si può sfruttare l'uscita della PS4 o PS4 Pro, non la Slim perché non ce l'ha. Per l'uscita audio che vi recensirò, state aggiornati perché c'è un motivo che vi dico, vi anticipo, è legato ad OBS e molti di voi, molti utenti, sto riscontrando sui forum vari, me compreso, che se tu utilizzi un paio di cuffie che abbiano l'entrata ottica o l'audio digitale ottico, la PlayStation continua a trasmettere l'audio sia sugli altoparlanti sia nelle cuffie, ok? E questo cosa si traduce? Si traduce in avere l'audio del gioco nelle live su Twitch o su YouTube o su Dailymotion o su qualsiasi piattaforma in cui voi fate streaming. Perché? Perché con le normali cuffie USB, purtroppo, o con le cuffie collegate via cavo al joypad, purtroppo sta capitando sempre più sovente che l'audio del gioco non viene trasmesso nelle live. Ma questo, ragazzi, era solo un anticipo. Vi saluto, qui è il vostro Mr. Frubi, statemi bene, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi e condividete il video.